Benvenuto, ti porto il canale, sono Piazza qua per un nuovo video questa volta su Saw 2. Guardami, guardami quando mi stai uccidendo. Josh Saw 6. Ed è figo, quella scena lì è figa perché era la scena della giostra, la trappola della giostra. Allora, adesso io devo fare il recapino, come al mio solito, perché devo fare il recapino, quindi... interagisci con X, L1 usa i medicinali, accendi e spegni torcia, movimenti, telecamera, diario, ok, pausa, ok, perfetto, ci siamo. Diamogli un attimo che tritura. Ok. Allora, ce l'avevamo lasciati qua, è un secolo che non registro Saw, come al mio solito, perché sì. Io questa la chiudo e chiudo anche questa perché non... perché sì. Eravamo arrivati qui e dopo trappole labirintiche, E io mi dimentico ogni volta che questo gioco è buio. È schifosamente buio. Allora io prima di andare di qua, andare un'occhiata qui, a meno che da qui non ci si venga. Perché sinceramente non ne ho memoria. Ah no, forse da qua ci eravamo arrivati. A few moments later. Cioè qui. Infatti salvataggio. Ci sono telecamere? Ho sentito gzzz. Qui rimbalzino tattico. Guarda lo spastico, guarda lo spastico, 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 guarda lo spastico. Luce. Lì mi sa dove eravamo prima, quindi niente, si sale. Guarda tra l'altro come c'è solo la mia ombra, non c'è l'ombra della scala, fantastico. Qua a terra ci sono dossier. Non mi sembra. Trova una maniera, esplora il corridoio. Ah, proprio così. Esplora il corridoio. Esploriamo il corridoio. Kramer. Cioè, è questo che ha sempre differenziato Saw e quindi Kramer da tutti gli altri assassini. Che effettivamente lui non è che uccide perché dice io voglio uccidere, trovo divertente uccidere. No, lui pone di fronte le persone alla morte perché è l'unica cosa che può risvegliare loro stessi dalle loro... chiamiamole così, brutte abitudini, o meglio, dalle loro fissazioni / dipendenze. Perché alla fine è sempre una questione di dipendenza quella che combatte Jigsaw. Dipendenza da uccidere altre persone, da distruggere le vite altrui. Cioè Michael alla fine ha una dipendenza dal distruggere le vite altrui per soldi, perché è un giornalista, cerca lo scoop, ma lo scoop può far male alle persone. Quindi lui sta cercando di fargli capire che lui può distruggere le persone con le sue parole, e ha distrutto tra l'altro suo padre a quel punto lì. Cioè, cosa vuoi fare se non essere punito?
ping. Mentre invece, quindi, la differenza sostanziale tra So e un comune serial killer è che So non è che ammazza perché ha piacere, cioè lui pone di fronte alle persone la possibilità di morire come conseguenza di un loro comportamento sbagliato. Se potrebbe, Kramer non ucciderebbe nessuno, non sarebbe mai diventato un assassino, se di fatto un pazzoide per via della sua dipendenza dai psicofarmaci, dalla droga. Oddio, no, non così. Ehi, quindi ma mi ha ucciso. E quindi Much later. Ma non puoi vedermi! Ok, quadrato, via. Allora, questo qua è bloccato adesso, lì. Ah, ecco, eccola! Dai, vai! Vai all'inferno, figlio di puttana! Avrò tagliato... Cioè, di 17 minuti ne saranno usciti... probabilmente due. E quindi niente, farò un collage di due episodi perché sì. Ok, rieccomi. Ho semplicemente chiuso e riavviato la registrazione perché sennò a parte che del precedente pezzo avrete appunto visto 4 minuti, quindi avrò tagliato tutto un pezzo allucinante, una roba incredibile, quindi sennò poi renderizzare, scaricare e tutto mi ci mette un secolo. Meglio fare un altro episodio e poi faccio il collage dei due. Cimice. Mi sono introdotto a casa di Polzer ed ho piazzato una cimice nel telefono. L'ho comprata nel negozio articoli per spie vicino a casa, roba da civili. L'ho collegata al mio registratore. Se Jigsaw chiama o Polzer chiama lui, li registrerò su cassetta. Allora, ricordiamoci che i rossi ammazzano per osmosi, quindi... Ah, ok, qua, ok, questo è uno. Questo è inutile. Yes! Ok. Vai! Posso adesso... So che è una stronzata perché non serve... No! Non devi fare questo! Pazzoide schizzato che non sei altro! Fermo! Fermo, così. Basta fare così, ecco. Visto quanto è facile? Sempre deve fare olio cuore lui. Mangiare bene e sentirsi in forma. Ho capito, però non serve. Localizza... Che? Che ha detto? Localizza cosa? Le tubature di mandata arrivaci vivo. C'è una porta? Non mi piace per un cazzo.
proprio per un cazzo. C'è niente qua davvero. Cioè, mi fate uno spazietto così e ci sarebbero collezionabili come se non ci fosse un domani qui. Da quando mai una scacchiera? Cavallo, regina, alfiere. Basic chest move. Sì, ok, lo so come si muovono i cosi. Cioè, la regina si muove in tutte le direzioni. Ok. Quindi io devo trovare. Forse ho capito. Però c'è un mezzo macello perché. Aspetta. Ah. Oh, cazzo, il codice Morse, non l'ho mai capito. Linea, punto, punto, linea e il cavallo. Quindi, linea. Ok, eccola lì, è la X. La X, ok, la X, ma la X. La X è qui. 8. A. Allora, se. Allora, quella è la X. Scusami, fammi vedere il lucchetto com'è. Ok, il lucchetto è così. Se il cavallo è la X. Cioè, io devo ragionare in termini di io sono il pezzo e mi devo muovere come si muove il pezzo e quindi quello che poi mangio. Perché la X è qui. O c'è un'altra X? Much, much later. Ok, porci, già ho ragionato un po' e. Se devo essere sincero, alla fine non capivo proprio la logica, perché o si andava per logica di proprio tu che divori il pedone o il pedone che divora te. Ora, in realtà ci ero arrivato perché è il ragionamento del chi mangia chi. Quindi io come Fante mangio in obliquo il 5, quindi il 5 è l'ultimo numero. La regina mangia il 7 perché sbatte qui e si mangia il 7 e quindi il secondo è il 7. Era il primo il problema, sbagliavo qualcosa. Cioè, torta finita, il cavallo si mangia il 2 perché fa tac e poi salta il 2 e arriva qui. Però se tu guardi questo disegno è un po' fuorviante la cosa perché il cavallo fa il movimento di 3, quindi dovrebbe fare tac, tac. Quindi o devo fare più di un movimento ad L, quindi devo fare tipo tac, 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 e quindi mangio questo 2, altrimenti non riesco a capire secondo quale ragionamento tu dovevi arrivare che il cavallo si mangiava il 2. Non ho capito come il cavallo mangiasse il 2, perché la mossa più logica sarebbe che si mangiasse l'8, perché fai tac e poi il movimento di 3 salti l'8 e mangi l'8. Mangiava il 2, non so per quale motivo. O mi è scappata una X da qualche parte, c'è un'altra X. Qua c'è la T.
Oppure ho sbagliato io, perché allora, per mangiarsi, perché adesso ci voglio arrivare, per mangiarsi quello cosa avrebbe dovuto fare, scusami, sei dovuto partire? Dalla D e fare così. Però la D era trattino due punti, trattino 1 2 trattino. Dal K! Dal K partiva. E allora si faceva così e prendeva quello. Anzi no, faceva tac, tac. Ah ok, ecco perché sbagliavo. Ho letto male il morse del cavallo. Beh, come era immaginabile, perché nel senso ve l'avevo detto che con il morso sono una schiappa. Comunque porci, termino qua l'episodio. Adesso io devo fare una pausa, uno perché devo andare in bagno e due perché devo mi è uscito Aldo, sì, e anche perché devo scaricare i file. Dopodiché proseguirò a registrare. Nel frattempo, let's go in discesa, sempre come fare, link alla pagina di Facebook sempre in descrizione del video. Se non siete iscritti su YouTube, iscrivetevi, noi ci rivediamo nel prossimo video. A presto, ciao ciao!